Gli uomini, una volta perso il vero significato dell'albero della vita, di generazione in generazione morirono in tempi sempre più brevi. Ovviamente, non è sufficiente ingerire pillole di melatonina per allungare la nostra vita, poiché la longevità è la somma dell'interazione fra il buon nutrimento del corpo, della mente, dello spirito e dell'anima. Potremmo avere 100 anni, un corpo sufficientemente sano, ma una mente malata, che non è più in grado di gestire e coordinare la vita. La DMT, invece, come già accennato, è il principale responsabile di quelle allucinazioni chiamate sogno, ed è quindi la chiave verso l'infinito, lo stargate cosmico, la connessione fra cielo e terra. Ci sono due occasioni in cui il corpo produce massicce quantità di DMT, nell'atto della nascita e in quello della morte, quasi a voler aiutare la coscienza nel suo ingresso e nella sua uscita da questa realtà fisico-organica. La terza occasione in cui questa sostanza viene prodotta è durante la fase dei sogni, perché è lì che la coscienza si collega con l'anima, sentendosi libera dal tempo e dallo spazio, potendo viaggiare all'istante in qualunque luogo, con la possibilità di conoscere qualunque cosa. In altre parole, in quello spazio fra noi e l'aldilà, tra la coscienza e Dio. Risulta quindi necessario mantenere efficiente la nostra ghiandola pineale, perché altrimenti imploderemo pieni di stress e melanconia nei confronti di quell'istintivo ricordo di ciò che eravamo prima di nascere. In effetti, fin dalla notte dei tempi, l'uomo ha ricercato, selezionato piante ricche di sostanze psicotrope, con il fine ultimo di fuggire dalla realtà fisica, rifugiando la propria coscienza in un mondo alternativo, distante dal tempo e dallo spazio, dalle lotte incessanti della vita quotidiana. L'essere umano, evolvendo in cultura e conoscenza, ha perfezionato le proprie strategie di fuga dalla realtà, elaborando complesse sostanze sintetiche. Non essendo naturali tali sostanze, non hanno il contatto diretto con l'energia cosmica, quindi l'umanità è passata dalla conoscenza della chiave verso le stelle alle problematiche dei malesseri sociali, isolamento, tossicodipendenza, alcolismo, consumismo, egocentrismo, eccetera. Così, mentre gli antichi sentivano il bisogno di evadere per ricontattare il proprio sé, la società moderna sente il bisogno di evadere dalle proprie sofferenze, senza sapere di poter contattare quella parte superiore attraverso la ghiandola pineale, l'antenna cosmica, che capta le onde elettromagnetiche emesse nei nostri differenti corpi, mentale, spirituale, animico. Ecco che l'uomo si ritrova ora nella situazione di cane che si morde la coda, rinchiuso, isolato, nella propria prigione di sofferenza, la stessa che fa nascere disturbi quali bipolarismo, schizofrenia, sindrome da possessione diabolica, perché se è vero che la pineale ci può far connettere con il nostro io superiore, è vero anche che l'albero della conoscenza del bene e del male, l'amigdala, rappresentata la testa dei serpenti nel caduceo, e ci può far connettere con entità a noi negative.